Io me ne sono andato di casa, ecco. E sua moglie? È rimasta a casa. E Giuliano? A casa con mia moglie. Bene! Mica tale. Un uomo affetto da doppia o forse tripla personalità, un intreccio di vite tra suspense, intrigo e ironia. Sul lettino con 3G è la commedia psicoanalitica in scena al Teatro Golden di Roma fino al 25 febbraio, scritta e diretta da Augusto Zucchi. I 3G sono Giulio, Giuliano e Giulietto, tre gemelli che in realtà, però così sveliamo tutto. Tre gemelli che la dottoressa Lorenzetti psicanalizza, anzi meglio, no, non è psicanalisi, ma terapia comportamentista, che in qualche modo, e sintetizzando, significa che la terapia comportamentista si dissocia in qualche modo da quella canonica della psicanalisi freudiana, lacaniana, junghiana e via dicendo, che notoriamente parte dalle origini, no? Il padre, la madre, il bambino, la fase, eccetera, e non dando eccessiva importanza a tutto questo, mette in maniera aggressiva il paziente, affetto da vari disturbi, ma più o meno quelli della personalità, di fronte ai problemi, e lo schiaffa di fronte alla realtà, quindi o annega o impara a nuotare, questo è il concetto. Io pensavo di aver scritto una commedia, un testo serio, e invece no, perché la gente ride continuamente. E allora abbiamo scoperto che è anche divertente. Sul palco, nei panni della dottoressa Fulvia Lorenzetti. La psicanalista comportamentista mette proprio in difficoltà il paziente, cioè dove capisce che c'è il sintomo, il problema, è lì che affonda proprio il coltello. E quindi in una, diciamo, commedia teatrale questo gioco risulta molto divertente, perché se il paziente ha delle fobie, delle paure, la psicanalista va a giocare proprio su questo. Una commedia divertente e coinvolgente, ma che fa anche riflettere. È un testo molto elegante e anche interessante dal punto di vista medico-psicologico. Io sono sempre stata appassionata di psicologia, ma non sono una psicanalista, e quindi comunque avevo un po' timore. Mi premeva, ovviamente spingendo un po' il pedale della commedia, perché di teatro si tratta, ma di non uscire da una credibilità, una verosimiglianza con quello che realmente accade. Avendo in cura suo fratello, mai il professor Pinoche ha dichiarato che in certi casi, se esiste una reale utilità, è possibile prenderli entrambi in terapia. Sono due gemelli in serio conflitto fra di loro. E forse questa è l'occasione per sperimentare la terapia ipnotica.